ricordi questa. Sono riuscita a decifrarla. Ho scoperto che contiene le liriche di quella melodia. La realtà non è altro che uno specchio di ciò che siamo nel profondo. Trovare la forza di guardare il proprio riflesso ed essere visti per come si è realmente non è mai facile. Giorno dopo giorno qualcosa ha spezzato la notte, proprio come una stella. Che cos'è? Magia o fantasia? No, sono state le tue parole che hanno riportato la primavera, là dove prima la neve cadeva inesorabile. Un passo alla volta, un seme di speranza e luce sta crescendo dentro di noi, ognuno con i suoi colori e sogni racchiusi. Nessuno sa cosa ci riserva il domani, tuttavia è proprio grazie a questi messaggi che l'animo ritrova la sua vera essenza. Come si chiama questo posto incantato? È il giardino dell'eroe, posto tra cielo, terra e mare, là dove solo il cuore sa ascoltare, ed una sola voce il mondo sa incantare. Il tempo scorre e va, e questi profumi continueranno a vagare ed a fare passaparola per il mondo, nella speranza di renderlo migliore. Di una cosa sono sicuro, perché penso di parlare a nome di tutti. Il cambiamento è iniziato proprio grazie a te, costante guida e maestra di prodigi senza fine. E se nel vento sentirai un profumo di miele e tenerezza, allora saprai che in qualunque parte del mondo ci troviamo, il nostro pensiero e cuore è avvolto in un abbraccio che oltrepassa le distanze ed i confini, per poi cadere lieve come una piuma a fianco a te. Ti vogliamo un mondo di bene, i tuoi eroi.